Sono due squadre in salute quelle che domani al De Marsi daranno vita all'unico derby abruzzese della 13ª giornata di Serie D. Da una parte l'Avezzano, fresco di blitz a Campobasso e di aggancio al quinto posto, dall'altro il San Nicolò, che con due vittorie consecutive ha ridato ossigeno alla stagione e alla classifica. La squadra di Campanile si è rafforzata in settimana, firmando l'attaccante ex Giulianova Daniel Giampaolo. Gara speciale per il DS dei Teramani Stefano De Angelis e il centrocampista Umberto Sassarini, che fino all'anno scorso hanno lavorato alla corte del patron Paris. Il tecnico dell'Avezzano Federico Giampaolo presenta così la gara. Bisogna prepararla bene con la massima attenzione, soprattutto a livello mentale, ripeto, perché a livello tecnico-tattico la squadra ormai ha acquisito una certa consapevolezza, ma a livello mentale bisogna tenere alta la concentrazione, perché il derby, si sa, sono partite un po' particolari e di conseguenza dobbiamo stare molto attenti e prepararla nei minimi dettagli. L'Aquila domani lancia la sfida alla capolista Matelica, anche se per la squadra rossoblu si avvicina sempre di più il momento della verità in ottica societaria. A fine mese il quadro sarà più chiaro, quel quadro al momento contraddittorio, visto che i segnali sono a volte positivi, a volte negativi e l'incertezza regna sovrana. L'unica cosa sicura è che la squadra, trascinata da Valenti, farà di tutto per rallentare la marcia del Matelica. Forse la settimana più dura, se devo essere sincero, perché il tempo un pochino logora. Le situazioni logorano, le parole logorano, il fatto che non ci sia questa squadra abbia lavorato ormai da mesi praticamente da sola è un po' faticoso. Detto questo, non ci abbattiamo, non stiamo a pensare a questo, perché il nostro compito, l'unica cosa su cui noi possiamo influire è il campo, cercare di fare il meglio possibile. Certo, questa partita potrebbe anche essere considerata uno spartiacque per chi eventualmente deve gestirci. Per me sarebbe un errore, perché non sarà qualunque risultato offrirà questa partita. Il campionato di quest'Aquila non finisce qua e non accelera con un'eventuale vittoria, perché il campionato è ancora lunghissimo. La Vastese, terza forza del campionato, giocherà regolarmente all'Aragona. Completati i lavori sul manto erboso, a breve partiranno quelli per il settore distinti. La squadra di Colavitto non vuole fermarsi e affronta la rivelazione del girone, il Castelfidardo, anche se in un periodo di frenata. Nuovo test molisano per il Pineto, che tenta di approfittare delle difficoltà del Campobasso, che sta ancora smaltendo il cambio dell'intero staff tecnico. Nero stellato in trasferta sul campo della San Giustese, l'11 pratolano, ultimo della classe, si è rinforzato, prelevando due difensori, l'italo-tunisino Taha Magzawi e il franco-congolese David Bizindu, tesserati dopo l'attaccante nigeriano Benjamin Onwachi. Fiore e lo squalificato Mele invece allungano la lista delle assenze del Francavilla, che domani giocherà a Iesi. Ecco, in questo momento c'è bisogno anche di fare punti, quindi dovremmo cercare di essere più concreti, e anche meno belli, ma più concreti, e portare a casa punti. Tanti infortunati, Mele squalificato due giornate, non vi aiuta però anche questa situazione? Ma non ne voglio manco più parlare, perché altrimenti può sembrare anche che si voglia cercare alibi. Assolutamente, ho fiducia nel gruppo. Quando parlo di gruppo parlo di tutta la rosa, quindi sono convinto che chi giocherà farà bene.